Siamo in un posto che ha la voglia di diventare un ecovillaggio, una comunità di persone. È una casa in ristrutturazione ancora, con tecniche di bioedilizia, io la chiamo spinta, per poter far vivere qui dalle 5 alle 10 persone insieme che condividano un progetto di vita, di sostenibilità, ecologico, di relazioni ecologiche con se stessi, con gli altri e con l'ambiente. In partenza dall'ecovillaggio La Terra del Sorriso a bordo del mio bolide con la luce aperta, significa che c'è uno sportellone aperto, ma questo lo capiremo, in direzione ecovillaggio a pedali. Ciao, ben arrivato. Allora, io mi chiamo Laura Raduta. Siamo in Umbria, in un paesino chiamato Santa Restituta, comune di Avigliano Umbro. Ok Laura, dove siamo attualmente? Siamo nel salone dove ci sarà, diciamo, la vita comune. Qui ci sarà la sala pranzo, la stufa a legna che riscalderà tutta casa. Tutta casa intendi questa parte? No, tutta casa, perché è una stufa che fa anche acqua calda, c'è un accumulo che poi distribuisce a delle masse termiche al piano di sopra, invece qui a questo piano c'è solo lei che riscalderà. Cavolo, quindi questa ricordiamola è tutta terra, normale. Terracotta. Sono terre argillose di colori diversi, mischiate a sabbia e a paglia. Perché avete scelto appunto non muratura come solitamente siamo abituati, ma avete scelto materiale naturale? Quali sono i benefici? I benefici sono molteplici, l'impatto ambientale del ciclo di vita è sicuramente il migliore possibile, ma poi il comfort, perché la terra cruda genera un ambiente molto confortevole. L'argilla noi la mettiamo sulle ferite perché assorbe le tossine e riesce a gestire anche le tossine nell'aria, abbatte l'elettromagnetismo. Gestisce l'umidità. Nelle case in terra cruda ci sono quasi il 50% di umidità sempre e questo crea un ambiente molto molto confortevole. Oltre al fatto che non ci sono sostanze tossiche, chimiche di nessun tipo, il che vuol dire che non mi devo respirare la roba che l'industria decide di mettere negli intonaci. E gli intonaci sono stati fatti insieme ai massetti, sempre in terra cruda, sono stati fatti grazie all'aiuto di tantissimi volontari che sono venuti qui ad imparare. Penso che sì, tra me, mio marito e i vari amici, nessun altro ha messo mano qui, se non tutte le persone che sono venute ad Quante imparare. saranno state? Ma penso stiamo sulle 60 persone nell'arco dei 2 anni. È partito ormai 14 anni fa con l'incontro con mio marito e con alcuni amici, e riflessioni filosofiche sulla vita, sulla società, del perché dovevamo trovarci a fare una vita di 8 ore di lavoro, comprare tutte le stesse cose, insomma, banalità. E l'interrogazione su ma c'è un modo di vivere in modo più soddisfacente e meno doloroso dal punto di vista ambientale e soprattutto più soddisfacente dal punto di vista relazionale. E quindi niente, è nata quasi subito l'idea di una comune, cioè di un vivere insieme a persone che si scelgono, non che diciamo il destino, la nascita li ha scelti. E abbiamo iniziato a pensare effettivamente a come si poteva fare, ovviamente guardando alle realtà già esistenti, imparando dagli errori del passato e cercando di immaginare passo dopo passo, senza molta fretta, a come renderlo concreto. E si è concretizzato comprando questo posto, che è una casa con del terreno in un ambiente abbastanza rurale. L'abbiamo comprato solo io e mio marito in quella fase della nostra storia di ecovillaggio, però siamo stati appoggiati e sostenuti, come lo siamo tuttora, da una miriade di persone intorno a noi. E l'idea è di, quando sarà pronta, perché ancora è un cantiere, di condividerla con le persone che vorranno passare con noi dei periodi dell'anno oppure tutta la vita e costruire una vita insieme. Qui c'è una prima stanza da letto. Beh, questa è quasi ormai, non credo solo il Manca solo il pavimento da pavimento. finire, sì. Qui invece c'è un bagno. E qui. Ah, ecco, fiorellino. Eccola. Uno dei nostri amici, perché è una collaborazione tra un architetto e un'artigiana, stanno costruendo questi due fiori in questa stanza.
per nascondere i corrugati che uscivano fuori. Qui c'era una struttura di cemento armato, siccome non volevo intaccarla per mettere il corrugato, l'ho lasciato esternamente, e quindi adesso inglobiamo il corrugato dentro il fiore. Il fiore, bello. Quindi questa sarà un'altra stanza. Un'altra stanza da letto, questa sì. È stanza da letto, quindi per persone che appunto si vogliono stabilire in maniera, immagino, più stabile, qua ci sono appunto questi spazi qui. Questo è un bagno in cocciopesto, purtroppo però non c'è la luce. E questa è la cucina che è stata pensata con le mattonelle, con tutte le richieste delle ASL, per essere una cucina a norma. Quindi ci saranno anche tutti i mobili di una cucina da ristorante, e per poter, insomma, chiedere l'autorizzazione per fare qualunque cosa, ristorante o qualsiasi. Quindi qua appunto le persone che vorranno venire qui c'hanno appunto spazi privati, stanze ognuna appunto private, poi ci sono degli spazi in comune, la cucina, la sala e il salone e i bagni. Sì. Ok. Questo è su questo piano. Poi c'è l'altro piano, qui ci sono altre tre stanze, un altro angolo cottura, altri due bagni, e il piano sottotetto sarà un open space con un bagno a disposizione sia per corsi che per iniziative, eventi. Sì. Allora, noi siamo dall'inizio abbiamo utilizzato questo cantiere come cantiere scuola, quindi siamo disponibili a stare qui insieme ad altre persone da una settimana, 10 giorni, ma anche una giornata a volte, e insegnare quello che noi abbiamo imparato, condividere le esperienze che abbiamo fatto in bioedilizia e non solo. Quindi si può venire a stare qui un periodo limitato, oppure conoscerci e decidere che va bene, magari prendere in considerazione di trasferirsi qui e di costruire un progetto dentro questo progetto. Per un'esperienza, diciamo, di bioedilizia, di solito si fa in scambio lavoro. Invece se volessimo considerare il trasferirsi prendere parte al progetto, la nostra idea è di riuscire a trasformare questa proprietà, che attualmente è una proprietà privata, in una proprietà comune, e quindi trovare gli strumenti giusti con le persone per farla diventare una proprietà comune. Quindi questa struttura sarà chiusa o sarà aperta? Qui sarà tutta chiusa, okay, come una serra, okay, con il vetro. Okay. Perché in realtà questa è la serra bioclimatica, okay, quindi è un locale tecnico per riscaldare casa. Ah, okay. Durante l'inverno, che il sole si abbassa, entra, scalda l'aria, che sarà tutta chiusa, sì, dal vetro. Sì. Attraverso le aperture poi quest'aria calda va dentro casa, okay, e dal basso esce fuori l'aria, okay, fredda. Rimarrà uno spazio libero. Sì, si vivrà tantissimo, penso, anche di inverno. Certo. Quindi lei la parte sopra, immagino che ci sia l'ingresso della parte... Qui ci sarà una scala, okay, sulla serra ci sarà una bella scala che andrà sopra, dove c'è l'open space e il bagno, esatto, piccolo. E poi lì c'è l'entrata dell'altra parte, che al momento immagino, cioè al momento è abitabile. Sì, al momento ci abitiamo abitabile. E poi faremo delle piccole, insomma, ristrutturazioni, ma è abbastanza finito. Mm-hmm. E le quante stanze, spazi ci sono? Tre. Tre camere, okay, due bagni e una cucina. Un elemento per me molto importante è il potere dell'immaginazione, il potere della visione, il potere di immaginare ciò che non è, ma ciò che vogliamo sarà. Quindi chiedo a Laura come si immagina l'ecovillaggio a pedali tra 5 anni. Mi immagino finalmente la food forest cresciuta e che possa essere chiamata forest, perché adesso, diciamo, che sia di food che di forest c'è ben poco. Stai solo agli inizi, insomma. Mi immagino, sì, tanta abbondanza di cibo, riuscire a vivere soprattutto dal punto di vista alimentare il più possibile con le nostre risorse, tra orto, raccolta, insomma, di frutti e scambi con gli altri agricoltori, contadini, e magari anche delle piccole attività di artigianato, ristorazione, e il mio sogno personale è di trasformare questo posto, una delle varie attività, in una scuola di bioedilizia, e quindi continuare quello che sto già facendo, cioè insegnare quello che io ho imparato. Quindi qui cosa messe al posto di quelle travi ci sarà un locale di 30 metri quadrati, che noi la chiamiamo la falegnameria perché il desiderio di farla diventare un laboratorio di falegnameria, però sarà un laboratorio generalizzato, insomma. Invece le
quegli alberi lì. Dietro la quercia ci sono 3000 e spicci metri quadrati che dall'inizio, appena siamo arrivati qui, abbiamo iniziato a piantare alberi da frutta con un progetto di food forest. Cos'è la food forest per chi non lo sapesse? La food forest è un sistema permaculturale, ma anche non, insomma, di piante che creano cibo. Il che vuol dire piante da frutta, ma non solo, perché possono essere anche le foglie, anche materiale da costruzione e così via. Quindi uno progetta in base ai suoi bisogni le piante che devono crescere e diventare come una foresta, perché il principio è di avere diversi strati di altezza delle piante e creare l'ambiente di una foresta che è un sistema autogenerativo, sì, insomma, esatto. E quindi richiede meno lavoro rispetto a un orto, eccetera. E questi sono progetti per il futuro, ovviamente, per le generazioni future. Quando pensate, secondo voi, di ottenere? Ma credo che già fra 5 anni ci sarà un sacco di frutta in abbondanza. Sì, sì. E poi questo continua, ogni anno io impianto nuove piante, certo, perché qualcuna muore che non resiste, perché non gli posso dare l'acqua, insomma le estati stanno diventando sempre più difficili perché aumenta il periodo di siccità. E quelle che sopravvivono, che riescono a crescere belle forti, poi daranno i loro frutti. Facciamo gli innesti, cercando di trovare sempre varietà resistenti locali, con un'attenzione, insomma. E questo è sicuramente un lavoro per il futuro. In tanti mi scrivete per chiedermi: ma Bernardo, come faccio a creare, a fondare un ecovillaggio tutto mio? Dato che si sta trovando e si è trovata all'interno del processo, pongo la domanda a Laura. Laura, ma che consiglio daresti a una persona che vuole creare, fondare un ecovillaggio? Facendo un viaggetto nelle realtà già esistenti, sicuramente. E sentendo le storie di chi ci ha già provato, di chi ha avuto dei fallimenti, di chi invece ci è riuscito, perché fallimento e riuscita è più o meno la stessa cosa, e cercando di imparare dalle storie degli altri e poi trovare la propria strada, insomma, sentendosi come ci si sente quando si ascoltano le storie degli altri, insomma. Non perdere di vista se stessi. Sono ripartito dall'ecovillaggio di Laura, l'ecovillaggio a pedali, direi una bellissima realtà. Ora, come ho detto a lei e come sto per dire a te, tornerò tra un annetto e mezzo, perché sono proprio curioso di vedere l'evoluzione materiale, ma anche di persone, di relazioni che si sono create lungo questo periodo. E mi raccomando, condividi speranza, condividi questa storia, perché ce n'è proprio bisogno. Io devo ascoltare